vi racconto una cosa. Io sono qui alla Holden dopo aver fatto 35 anni, chissà, forse di più, non lo so, non lo dico perché mi vergogno anche molto a TV. E perché sono qui alla Holden? Lo spiego subito. Per imparare. Stranamente, sì, invece è così. Perché una cosa che ho scoperto per esperienza, per aver fatto in qualche modo una vita dentro gli studi televisivi, ho scoperto che la vera forza della TV è una sola cosa, il racconto. E allora perché, proprio qui alla Holden, perché alla Holden insegnano a raccontare. Il primo anno è stato un anno superbo perché la scuola aveva scelto molto bene i ragazzi. Erano ragazzi differenti uno dall'altro, per cui permettevano in qualche modo di avere una classe che aveva tanti punti di vista differenti. Ognuno aveva un riferimento, cioè quello che pensava la TV declinata sul web, quello che pensava la TV declinata invece secondo Rai 1, l'altro TV invece secondo D-Max. E questo mi ha permesso in qualche modo di poter attraversare tutti i modi di raccontare la TV. C'è una bellissima espressione di un amico mio francese che era un grande critico di cinema, lavorava per l'Équipe du Cinéma, che Serge Danet. Lui me lo disse la prima volta: sai cos'è la TV, Carlo? È un inconscio a cielo aperto. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi raccontiamo un pezzo di televisione e questa cosa ci attrae, perché parla di noi, senza saperlo. Perché questo mondo riusciamo in qualche modo a capirlo, a comprenderlo? Perché ha una struttura e quindi chiaramente bisogna imparare a scriverlo, questo racconto. E ci sono delle regole. Un vero creativo, ha detto, non deve mai essere anarchico, deve conoscere la materia su cui lavora e poi avere una curiosità totale verso gli altri, un'empatia. La cosa principale è l'empatia. Noi insegniamo sia la TV lineare che quella non lineare. La TV lineare è quella che viene mandata in onda secondo un calendario, secondo una programmazione, secondo in qualche modo il rispetto dei tempi sociali. Poi c'è anche una TV non lineare che è fatta invece di racconti che puoi vedere quando, come quando vuoi tu. È una scommessa, è chiaro che occorre essere sempre aggiornati perché ogni giorno è una pagina bianca, cancella TV, si cancella automaticamente. È la più, io devo dire che è la più grande avventura che ho fatto. Insomma.